E benvenuti, siamo qua in un nuovo video di Minecraft Vanilla, ancora con Symbios. E oggi sto registrando con Camtasia. Dopo tanto tempo che non registravo con Camtasia, noto che fa ancora bug strani, tipo che qualche volta il mouse scavalla e quando voglio andare dritto fa tipo così e muoio. Ecco, nel Nether oggi non ci andrò. Intanto là, come avete visto dalla scorsa miniatura dello scorso video, oltre a non riuscire a volare, oddio perché, come avete potuto vedere dalla scorsa miniatura, c'era la Enderman, la statua dell'Ender, completa con quella roba là. Anzi, non completa perché non ha il coso che adesso non carica, che sarebbe quel robo lì, dai, e la spada. Però comunque la aggiungeremo in futuro. Comunque, oggi in questo video voglio fare una farm che ho fatto in creativa, in mondo in creative, nel mio mondo in creative, tipo ottobre, novembre, robe del genere, che è una farm OP di polli. Perché come stavo dicendo prima, il pane a me non mi piace molto, perché oltre a svanire molto facilmente, da due cuori e mezzo, due cusciotti e mezzo, svanisce molto facilmente. E diciamo, la farm di pane che ho io, che andandola a vedere velocemente, se Minecraft me lo concede come cosa, come potete vedere c'è un farmer, un villager farmer, che dà ogni tanto, quando gli va, a questo qua del pane. Come potete vedere ha farmato un po' confronto alla scorsa volta, e a me mi tocca ogni volta andare qua e prendere il pane. E ok, thanks for your pane, però diciamo che spesso si blocca, il villager non parte, diciamo che è un po' un casino. Allora direi di andare a fare la farm di polli overpowered, solo che non ho spianato la zona, non ho fatto niente e ho improvvisato su cosa fa l'episodio ora. Perché ho fatto l'episodio perché mi serviva un episodio, ma non ci ho pensato, non so per quale motivo. Direi di prendere subito quello che mi deve servire, consapevole di averne tanto. Prendo il mio item box, che... Dove sono le mie... Oddio. Dove sono le mie shulker box? Forse laggiù, se me le carica. No, non ci sono qua. Oddio raga, dove ho messo le shulker box? Non le ho mai tolte dall'inventario. E l'ultima volta che dovrei averle usate, dove può essere stata? In casa no. Forse qua sotto nei sotterranei. Ma dove? Dove posso averle usate? Non vorrei che fosse un bug dello snapshot che mi ha tolto le mie due shulker box. Raga, è ufficiale, ho appena perso due shulker box. Forse morendo con Symbios quel giorno dell'isola degli iscritti, non le ho più recuperate e teoricamente le ho perse. Qui non ci sono. Vabbè, non c'era praticamente niente dentro. Ormai erano vuote, però. Vabbè, allora, se non sbaglio, qua dovrei avere altre shulker shell. E lo shulker adesso ha cambiato colore. Se quel cane non sta zitto gli mangio la famiglia. Abbiamo due shulker box. Questo episodio usiamo questa shulker box qua, appena colorata. E allora, la light blue shulker box, ci metto subito le cose necessarie per questo episodio che non ricordo. Prima di tutto vi avviso che serviranno molti hopper, cosa che ho, perché ho così tanti hopper, non li ho duplicati ma li ho creati duplicando blocchi, cioè non duplicando, ho detto duplicando, volevo dire farmando blocchi di ferro, la farm di ferro. Poi adesso ne posso fare molti altri perché come potete vedere ne ho tanto di ferro. Vabbè, hopper. Poi ci serviranno, c'è un sistema che non ricordo, dove però so che serve redstone, forse dispenser, observer. Adesso prendo tutta roba che so che serve di sicuro. Questa roba qua
pistone non dovrebbe servire. Comunque, come potete vedere, sto sbloccando un bordello di obiettivi. Io, guarda, non ne posso più di sta cosa. E invece qua andiamo a prendere le uova di pollo, perché ci serviranno un centinaio di polli per questa farm. Quindi io non lo so fare. Oddio, l'ho fatto per la prima volta. Non sono abituato a fare una roba del genere. Non sono veramente abituato. Non l'ho mai fatto. Dovevo imparare. Però non ho mai fatto una roba del genere per prendere dei polli. Cioè, per prendere degli oggetti cliccando così in fretta. Allora, questa è la farm in creative. Quella è la mia vecchia statua oro che ho fatto in questo mondo, che fa veramente cagare confronto all'originale. Allora, vedete qua, qui ci sono tutti i pulcini che appena diventeranno grandi la lava uscirà e muoiono. Qua ci sono tutti i polli che, come potete vedere, muoiono dopo un po', ma vabbè. E qua quello che ha farmato in poco tempo, diciamo. Ecco qua la farm, funziona molto facile il meccanismo. Come potete vedere, adesso mi faccio degli screen così mi ricordo. Il meccanismo è così. Ecco, ora sono arrivate, se non sbaglio, 6 uova qua. E ogni 6 uova che ci saranno in questo hopper, adesso ne arriva un altro perché ho sentito il pollo fare cocodè. Appena arrivano 6 uova scatta questo. Lui dà la redstone necessaria per fare andare per dare energia a questo blocco che ho appena distrutto, merda. Per dare energia a questo blocco, che dà energia a un repeater settato a 3, che dà energia a redstone, che dà energia a un observer che attiva quello con la lava. E attivando quello con la lava, per qualche strano motivo, attiva pure questo forse. No, non è vero. Appena andranno qui 6 uova, nasceranno altri pulcini forse. Le 6 uova verranno lanciate qua. E fatto, adesso ce ne sono 4. Appena arriverà 6, vi faccio un esempio molto tattico. Prendendo un uovo in fretta. Ecco, ne ho messe 6. Fa 2 scatti di lava, come potete vedere. Praticamente servono molti hopper, ma il meccanismo è semplice. Pensavo fosse più lungo lo spazio di questa farm. Ecco, è morto un pulcino grande ed ecco qua che ci ha dato un pezzo. Qui da qualche parte ci starà la cesta. Direi di mettere la cesta a questo punto qui facciamo che ci sta la cesta. Adesso ci metto del ferro per avere un'idea, anzi no. Sapete che non so come fa. Allora, però ho sicuramente bisogno di blocchi. La mia shulker box della survival aveva tutto quello che serviva a riguardo, ma adesso momentaneamente non la trovo e quindi ho bisogno di andare nel magazzino a prendermi il legno e roba. Tanto con il lag ho visto uno scheletro cadere dal mio mouse grinder, mentre noi giochiamo, lui funziona sempre ovunque noi siamo. Scusate se ogni volta interrompo un video durante il video. Vabbè, tagli. Praticamente, per qualche strano motivo, evidentemente quando registravo il computer laggava un pochino. E allora il video e la mia voce sono un po' distorti. Per la prima volta l'audio del computer non ha un problema, ma il problema è l'audio della voce e il video, che non sono ben sincronizzati. E non ci posso fare niente. I'm sorry, ora vi lascio il video. Per qualche motivo. Direi di prendere questa roba qua. Tanto legno. Delle chest. Ho davvero dimenticato tante cose. E qui ci sta la nostra cesta. Con, giustamente, come il buon destino ci ha detto in un lontano futuro, abbiamo bisogno di testare il nostro 2 shulker box qua e prendere ovviamente 2 hopper, tanto ne ho, quindi li uso. 2 hopper da piazzare, uno qua. Allora, qua ci abbiamo la cesta e sopra l'hopper ovviamente ci andremo a mettere questa roba qua, dove ci moriranno i mini polli.
Però, dopo tutto, qua non devo mettere questi. Direi di farmi davvero tanto spazio qua. Haste, adesso non riesco neanche a vedere se ho jump boost. Ho jump boost, ok. Potrei andare a cambiare haste, cioè jump boost con haste. Due dispenser. Uno qua e uno qua. Nel dispenser qua ci metto la lava. E poi prendo gli hopper. Dove li ho messi gli hopper? Sono qua dentro, ok. Un hopper qua, uno qua, eccetera. Li piazzo dopo, adesso. Prima faccio un sistema di redstone che è più complicato. Allora, e poi se facciamo più complicato è finita. Per comunità di lunghezza, da questa parte in poi, circa quasi tutto il resto del video verrà velocizzato, quindi la mia voce la sentirete fra molto. Ciao!
polli appena diventeranno grandi la farm potrà iniziare a funzionare. Adesso ragazzi, il video è finito, come potete vedere mi è durato ben 43 minuti, ma il video è finito, ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft. Spero vi sia piaciuto, mettete un share, like se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e commentare. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video da Ender Nick, è tutto, bella!